Sì, sorridente il presidente Daniele Sebastiani, è un Pescara forse anche più bello rispetto a quello che si aspettava quest'estate? No, è un Pescara concreto, un Pescara che corre su tutti i palloni, un Pescara che non molla nulla ed è la squadra che mi piaceva vedere in campo. Quindi, come ti ho detto già in settimana, bravo a Delicarri che l'ha costruita, al mister che la sta mettendo in campo sempre meglio e ai giocatori che fanno veramente tutto quello che il mister dice. Crotone ha perso a Foggia, in attesa della Viterbese il Pescara è primo in classifica. La classifica si guarda a maggio, adesso però fa piacere. A poco, fa piacere essere là attaccati con le prime, perché come sempre abbiamo detto le due squadre calabresi sono obiettivamente una forza importante, però adesso non serve a nulla, adesso bisogna essere concreti come lo siamo stati anche oggi, siamo partiti un po' piano piano in sordina, ci avevano messo anche un po' in difficoltà e poi invece è uscita fuori la differenza di qualità tra le due squadre e il Pescara poteva fare tranquillamente altri due o tre gol. Mi dice qual è la cosa che le piace di più di questo Pescara, Presidente? È quello che ti ho detto prima, cioè la voglia di correre su tutti i palloni, la voglia di non mollare niente, che in queste categorie fa la differenza. Lescano, doppietta e assist, la settimana scorsa gol e assist, dicevamo che prende per la seconda volta 8 in pagella, è una conferma importante per un giocatore che nelle ultime tre stagioni è andato sempre in doppia cifra. L'abbiamo preso apposta, non era lecito aspettarsi qualcosa di importante da lui, ma come da tutti gli altri, lui sta mantenendo fede alle premesse che avevamo fatto su di lui, però è un giocatore che non è che doveva venire a Pescara per capire che in questa categoria è un giocatore che può andare in doppia cifra tutti gli anni. Le chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio, perché nella corsa della domenica sportiva la scorsa settimana ha detto una frase che poi è stata ripresa tanto e ha creato anche un po' di polemiche quando ha detto negli ultimi anni sono rimasto da solo, anzi c'è chi mi ha provato a mettere i bastoni tra le ruote. Vuole chiarire, vuole aggiungere altro? Ma io non devo chiarire nulla, anche perché è la verità, quindi non è che se in questi ultimi anni abbiamo fatto qualcosa di importante, l'abbiamo fatto perché siamo rimasti in piedi, perché per la tenacia che c'è il presidente, diversamente saremmo morti già da qualche tempo. Allora io do il telefono al presidente Sebastiani, quindi potete fare le domande da studio. Giro il microfono naturalmente a Fabio Ferrarese. Ciao Press, al di là delle considerazioni che hai fatto, e mi trovano d'accordissimo sul fatto della determinazione, sul furore agonistico che la squadra sta mettendo, tu che vivi la squadra più o meno H24 tutti i giorni, che differenza c'è, parlavamo prima con Massimo, nella fase difensiva, perché io vedo una squadra che ha ordine, che ha organizzazione, che subisce pochi gol, rispetto all'anno scorso che secondo me la difesa non aveva valori inferiori a questa. Cos'è cambiato nella gestione della settimana? Perché mi sembra che questo allenatore la curi in maniera proprio importante. Ma tu hai giocato a certi livelli e lo sai meglio di me, la difesa molte volte viene messa sotto esame, ma se poi le altre due componenti della squadra non fanno il loro dovere, è chiaro che la difesa si trova sempre in difficoltà. Si comincia a difendere dall'attaccante quando ci hanno palla gli avversari. Oggi questa squadra fa questo tipo di lavoro e quindi è più facile anche per i difensori non andare fuori tempo, non avere problematiche diverse. È chiaro che se tu il tuo centrocampo è passivo, l'attacco si gira quando lo ripartono e poi i difensori fanno più fatica. Un'altra domanda e poi ci deve salutare il presidente. No, io invece volevo chiedere al presidente, a parte, vabbè, Lescano insomma è un ragazzo che sa giocare a calcio, se noi rimiriamo i due assist che ha regalato a Cuppone nelle ultime due partite, insomma mi pare che questa sia la conferma di quello che sto dicendo, è letale in area di rigore, però in occasione del primo gol secondo me è stato bravissimo Brosco, perché ha rotto la linea, lui non ha queste caratteristiche, segno che l'allenatore ci sta lavorando su questi giocatori che sembrano compassati, cioè Pellacani era l'unico in rosa che aveva queste caratteristiche, quindi bravo anche all'allenatore e naturalmente ai giocatori. Ma Massimo, basterebbe andarsi a vedere qualche allenamento di questo allenatore e ti rendi conto che tutti quanti devono essere sulla corda come si deve, altrimenti poi lui fa le sue scelte e magari qualcuno rimane fuori, quindi è un lavoro che fa tutta la settimana, la fine della partita è il risultato del lavoro settimanale, quindi sono d'accordo con te,
Brosco è chiaro che è un giocatore che probabilmente in questa categoria poco c'entra, ma come poco c'entrano anche altri ragazzi che sono qui a Pescara. Purtroppo io dico sempre che in Italia si fa un gran parlare di giovani e i giovani hanno ancora 22 anni in Italia, negli altri paesi a 16 anni giocano in Champions. Se io devo vedere alcuni di questi giocatori, ma non solo nel Pescara, i giovani che sono in Serie C, che non possono giocare in B e magari in B si vanno ancora a prendere i 36enni o i 37enni, allora il calcio italiano difficilmente cambierà marcia.